Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato a COD Mobile. Oggi, esattamente come nell'episodio dei settaggi base, spiegheremo le varie opzioni disponibili per la sensibilità. Andiamo dunque nelle impostazioni della sensibilità e partiamo dalla nostra sensibilità visuale. Il primo valore è quello della sensibilità standard. Questa influenzerà l'ampiezza degli spostamenti della visuale in modalità libera, quindi senza mirare. Più alto sarà questo valore, più ampi saranno i nostri spostamenti di visuale quando strisciamo il dito. La sensibilità, infatti, determina quanto spazio percorriamo strisciando il dito da un punto all'altro dello schermo. La velocità con cui si muoverà la visuale sarà invece determinata da quanto rapidamente spostiamo il dito da un punto all'altro e dalle modalità di rotazione che spiegheremo in seguito. Nel momento in cui miriamo, passeremo dalla sensibilità standard a una delle sensibilità mirino. Il momento in cui avviene questo scambio è determinato da quale tra le tre opzioni abbiamo scelto nel cambio sensibilità. Se sarà spuntato scambio all'attivazione della modalità mirino, questo switch di sensibilità sarà istantaneo. Quest'altra opzione invece farà sì che lo switch si attiverà alla fine dell'animazione, mentre quest'altra farà avvenire lo scambio di sensibilità in maniera graduale. Entrambe queste ultime due opzioni le sconsigliamo, poiché ogni arma e ogni mirino hanno un tempo di mira diverso, per cui ci verrà difficile memorizzare i tempi dello switch. Una volta che questo scambio è avvenuto, la nostra sensibilità dipenderà da quale mirino abbiamo equipaggiato e quindi dal numero che abbiamo messo in queste apposite opzioni. Ora passiamo qua sotto, dove abbiamo la sensibilità fuoco. Le opzioni sono identiche a quelle della sensibilità visuale, ma si attiveranno solo quando spareremo. Per quanto riguarda i valori, consiglio di settarli uguali a quelli sopra o in alternativa poco più bassi. In questo modo, quando sparerete, la visuale subirà un leggero rallentamento che vi permetterà di essere più stabili con i colpi. Ultimo in basso abbiamo il giroscopio. Se volete provarlo, suggerisco di attivarlo solo quando fate fuoco e di settare i valori sotto al 50. Il vantaggio che ne potete trarre è di riuscire a correggere leggermente la vostra traiettoria dei colpi senza dover strisciare il dito. Ebbene, ora non ci resta che spostarci sopra e cercare di spiegare in maniera semplice il funzionamento delle modalità di rotazione. Partiamo dalla velocità fissa. Se siete dei giocatori che non vogliono problemi e amano la semplicità, vi consiglio di attivarla. In questo modo la velocità di rotazione sarà sempre identica e il movimento sarà determinato da come strisciamo il dito sul nostro schermo. Aumenteremo e diminuiremo l'ampiezza di questi spostamenti in base ai valori settati nelle sensibilità. L'accelerazione di stanza invece farà sì che, oltre alla nostra sensibilità, l'ampiezza dei nostri spostamenti di visuale sarà determinata da quanto strisciamo il dito. Questo perché alla nostra velocità di rotazione si aggiungerà un'accelerazione in base a quanto trasciniamo il nostro dito. Se per esempio con la velocità fissa teniamo la sensibilità standard bassa, potremo muovere poco la nostra visuale, quindi potremmo non riuscire a fare un 180 gradi con una strisciata. Se però con lo stesso valore di sensibilità standard usiamo l'accelerazione di stanza, avremo comunque la possibilità di muovere la nostra visuale di 180 gradi, semplicemente allungando il nostro tocco. Infine abbiamo l'accelerazione velocità. Questa, invece della distanza percorsa dal tocco, prende in considerazione la velocità con cui strisciamo il dito. Vale dunque lo stesso discorso dell'accelerazione a distanza, per cui anche con una sensibilità standard bassa potremo muovere ampiamente la nostra visuale, semplicemente strisciando il dito più velocemente. Ora che abbiamo capito le diverse opzioni, spieghiamo come impostare la propria sensibilità. Per prima cosa settiamo la velocità fissa, così da poterci basare esclusivamente sulla nostra sensibilità standard. A questo punto dobbiamo trovare un valore che ci permetta di essere precisi nei movimenti fatti all'interno di uno spazio di circa 180 gradi. I movimenti da prendere in considerazione sono il clicking e gli spostamenti di 90 gradi. Se riusciamo a fare questi movimenti in maniera efficace, abbiamo trovato la nostra sensibilità standard. Per le altre sensibilità valuteremo il tracking per quanto riguarda la sensibilità mirino e mirino tattico e il flicking per il mirino di precisione. In genere questi valori non si distaccano troppo dalla sensibilità standard e consiglio di evitare un cambio di sensibilità troppo drastico. Per quanto riguarda la sensibilità di fuoco, possiamo settare i valori semplicemente copiandoli dalla sensibilità visuale oppure impostandoli leggermente inferiori. Questo lo consiglio se ad esempio in modalità mira avete un buon flicking, ma il vostro tracking, ossia quando seguite il nemico con i vostri colpi, necessita una sensibilità più bassa per essere preciso. Passiamo alla modalità di rotazione. Per ora abbiamo sempre mantenuto la velocità fissa, dunque quando cambiarla e quale usare? Useremo una tra queste due opzioni quando necessitiamo di una sensibilità inferiore per eseguire i movimenti di flicking, tracking e clicking, ma non vogliamo rinunciare alla possibilità di muovere la visuale nei 180 gradi.
Difatti, impostando le sensibilità basse, con la velocità fissa non ci sarà possibile muovere agilmente la nostra visuale per coprire 180 gradi. Il valore che dobbiamo inserire in queste modalità non deve per forza essere elevato. Entrambe le modalità di rotazione, anche settate con valori molto bassi, sono sufficientemente efficaci per permetterci di muovere la visuale. Dico questo perché settarla con numeri alti potrebbe rendere più difficile per i giocatori memorizzare gli spostamenti. Potremmo scegliere quale tra le due usare basandoci sulla grandezza del nostro schermo. Se abbiamo molto spazio in cui muovere la visuale, ci converrà settare l'accelerazione a distanza, poiché avremo lo spazio necessario per strisciare quanto serve il nostro dito. Se invece il nostro schermo è piccolo, sarà utile l'accelerazione a velocità, cosicché, anche se non possiamo strisciare a lungo il dito, muovendolo velocemente potremo lo stesso coprire grosse distanze. Ebbene ragazzi, anche per oggi è tutto. Spero che questo video vi possa aiutare a trovare la sensibilità adatta al vostro gioco. Vi invito a passare dal nostro canale Discord tramite il link in descrizione. Noi, come sempre, ci vediamo presto con dei nuovi video. Ciao belli!